proponiamo di cucinare con gli ingredienti di manetta, cibi e bevande è quella dell'agnello. La prima operazione che stiamo per compiere per cucinare l'agnello è quello di marinarlo. In questo caso prenderemo le costolette d'agnello e le marineremo con della senape, della birra e in questo caso le erbe che abbiamo a disposizione, alloro, rosmarino, bacche di ginepro e bacche di pepe rosa. L'abbiamo precedentemente marinato con della birra e con delle erbe aromatiche e delle bacche di ginepro e bacche di pepe rosa. E lo andremo ad accompagnare con delle pere, in questo caso delle pere abate, leggermente arrostite in padella, una crema di zucca ottenuta facendo sbollentare la zucca con della cipolla e delle radici del tarassaco. Il tarassaco è un'erba che erroneamente, secondo me, viene utilizzata soltanto per quanto riguarda la foglia. E tutti quanti la utilizzano perché è cicoria, effettivamente, ma effettivamente si può utilizzare sia il fiore, che in questo caso è il soffione, comunemente chiamato così, e la foglia ripassata in padella e questa radice che è leggermente amara, però sbollentata, secondo me, rende molto nel piatto. E le radici nel frattempo le abbiamo sbollentate, in questo caso nel brodo che avevamo ottenuto, ma possiamo cucinarle comunque nell'acqua leggermente salata. Possono cuocere 2-3 minuti, nel senso che dobbiamo mantenere la croccantezza e mantenere comunque la forma. La zucca ha bollito più o meno un quarto d'ora, l'abbiamo tagliata comunque a dadini molto piccoli per velocizzare i tempi e adesso, dopo che l'abbiamo scottata e bollita, andremo a frullarla per ottenere la crema. Passiamo a questo punto a cucinare l'agnello, che dopo averlo marinato per più o meno 1-2 ore, lo andremo a cucinare in padella con dell'olio e ci faremo dare una mano dall'aromaticità del rosmarino in questo caso. A cottura ultimata di tutti gli ingredienti andremo ad impiattare la ricetta. Il piatto che abbiamo dunque realizzato è questo agnello ottenuto facendolo marinare in birra e in bacche di ginepro ed erbe aromatiche, scottandolo in padella con dell'olio e delle altre erbe e servito su una crema di zucca ottenuta facendola bollire con della cipolla e accompagnata dalle pere arrostite in padella e dalle radici di tarassaco leggermente sbollentate.